Eccoci qua. Volevo presentarvi il nostro amichetto qui, si chiama Medaka, o pesce del riso giapponese. È un piccolo pesce diffuso in tutta l'Asia orientale, dal Giappone fino alla Cina, in Vietnam, lo troviamo anche in Corea. E vive in zone paludose d'acqua dolce principalmente, ma riesce a sopravvivere abbastanza bene anche in zone d'acqua salmastra. E questi esemplari però non sono nati in natura, ma sono nati nei laboratori della National University of Singapore. Sono volati fino qua in Europa dentro a una piccola provetta sotto forma di uova. E cosa c'entrano questi pesci con il video di oggi? Diciamo hanno una caratteristica interessante, cioè che sono appunto degli OGM, degli organismi geneticamente modificati. Normalmente quando pensiamo agli OGM non sono questo tipo di animali che ci vengono in mente, forse ci viene soprattutto in mente il mais o comunque altre specie vegetali, no? Che hanno diverse applicazioni in agricoltura, o al limite qualche animale che è stato modificato geneticamente per renderli più resistenti a particolari condizioni ambientali oppure all'infezione di certi batteri o virus. Attualmente esiste un acceso dibattito sulla sicurezza pubblica dell'uso degli organismi OGM per mangiarli, per fini alimentari. In realtà questa è più una questione politica e ideologica, se vogliamo, di quanto non lo sia dal punto di vista scientifico, perché di fatto non esiste nessuna prova a supporto della loro potenziale pericolosità per la salute umana. Qualcosa di cui parlare invece, di cui vale la pena discutere, c'è sul fattore, sul potenziale impatto ambientale del rilascio di organismi transgenici, però non lo tratterò adesso in questo specifico video, in questa sede. E allora, parliamo un po' della storia. Il primo OGM fu ottenuto nel 1973 da due scienziati americani delle università di Stanford e di San Francisco, che riuscirono a clonare per la prima volta un gene di rana all'interno del batterio Escherichia coli. Questo è questo organismo è molto usato in genetica e anche in ingegneria genetica, perché è un organismo procariotico, quindi non possiede il nucleo, è un batterio, ha una struttura cellulare molto semplice, quindi è soprattutto un DNA piuttosto semplice. E di lì a poco tempo venne commercializzato il primo prodotto derivato da un organismo OGM, che era una proteina ricombinante umana, l'insulina, che era stata prodotta proprio grazie alla modifica del batterio Escherichia coli per potergli permettere di esprimere l'insulina umana. E quello fu diciamo un cambiamento epocale per tantissime industrie, inclusa quella farmaceutica, perché permetteva appunto di ottenere l'insulina umana ad un costo relativamente basso, e infatti oggi la maggior parte dell'insulina usata per uso medico, diciamo, è prodotta in questo modo. E fu qualcosa che cambiò il mondo delle biotecnologie per sempre, perché gli OGM e la tecnica del DNA ricombinante, che è la tecnica utilizzata per produrre OGM, passarono dall'essere un'avanguardia confinata nei laboratori di ricerca a una vera e propria realtà nella vita di tutti i giorni. Infatti oggi questa tecnologia viene utilizzata per un'infinità di applicazioni biotecnologiche in tantissimi settori, che vanno da quello farmaceutico alla produzione di vaccini, per esempio, oppure enzimi, anche proteine che servivano per dei compiti specifici, come per esempio nella produzione di bioplastiche, oppure per biorimedi di certe attività che hanno un impatto ambientale. E un altro utilizzo molto importante degli organismi OGM è quello, e tra questi c'è anche il nostro Medaka qua, nella produzione di modelli sperimentali per la ricerca biomedica. Ora, il nostro pesce qua in particolare è utilizzato come modello per lo studio di una malattia che è l'osteoporosi primaria umana. Si tratta di una malattia metabolica dello scheletro, è molto diffusa, ha una prevalenza elevatissima in tutto il mondo, è una delle principali malattie legate all'invecchiamento, colpisce soprattutto le donne. Pensate che avete, se siete donna, una possibilità su tre di soffrire di osteoporosi nella vostra vita, ma è molto diffusa anche tra gli uomini, dove c'è una probabilità su cinque, se non sbaglio. E più, alcuni studi indicano che questa malattia sia destinata
ad aumentare di prevalenza circa il 300% entro il 2050, se non sbaglio, a causa proprio dell'aumento dell'età della popolazione. Ma cosa ci fa questa malattia? L'osteoporosi essenzialmente causa la perdita di minerale, soprattutto calcio, da parte delle ossa, che le rende molto più soggette a subire delle fratture, tra queste alcune anche piuttosto gravi, come quelle al femore o al bacino o alle vertebre, che in diversi casi possono risultare poi mortali. Ma cosa c'entra il nostro Medaka qua con l'osteoporosi? Come dicevo, questo pesce è un organismo transgenico, quindi porta una sequenza di DNA che normalmente non sarebbe presente nell'animale selvatico, e questa sequenza di DNA è stata creata in laboratorio apposta per far guadagnare una determinata caratteristica a questo pesce. Ora, voi come sapete bene, il DNA è formato da una doppia elica, e cioè due lunghe sequenze di molecole chiamate nucleotidi, che sono legate tra loro, e trasporta le informazioni per poter gestire, diciamo, il sistema cellula. È una sorta di libretto di istruzioni che la macchina molecolare cellulare può utilizzare per svolgere dei specifici compiti. Una cosa che però normalmente non viene detta è che questa doppia elica, appunto, è formata da due sequenze che trasportano informazioni nel senso opposto: una va in una direzione e l'altra va nell'altra. Questo significa che se noi prendiamo per esempio una sequenza di DNA all'interno del genoma, questa può trasportare per esempio dei geni una determinata direzione che svolgono una specifica funzione, e geni in un'altra direzione. Ora, nel caso del nostro Medaka, nel laboratorio di ricerca a Singapore, è stata creata una piccola sequenza di DNA a doppio filamento che possiede un sito di controllo centrale che è in grado di essere attivato sulla base della percezione della temperatura, e attiva bidirezionalmente l'espressione di due geni, uno in una direzione e uno nell'altro, e questi geni sono la proteina fluorescente blu chiamata CFP, che è stata ottenuta da una medusa bioluminescente chiamata Aquarea Victoria, e l'altro gene invece è responsabile per l'induzione e lo sviluppo di un tipo di cellule particolari delle ossa, che sono gli osteoclasti. Gli osteoclasti sono cellule presenti normalmente nelle ossa, sono delle cellule giganti con molti nuclei che normalmente svolgono il ruolo di riassorbimento del calcio delle ossa. Questo perché il calcio e lo scheletro in generale rappresenta una riserva di minerale che possono essere utilizzati nel caso di carenza di calcio, per esempio fosforo, dal corpo. E per poterlo fare, queste cellule, gli osteoclasti, entrano in gioco consumando leggermente, diciamo, il calcio delle ossa per liberarlo nel sangue. In una situazione normale, però, questo calcio viene velocemente ridepositato poi da altri tipi di cellule. Quando però noi invecchiamo, una carenza di ormoni, in particolare di estrogeni, porta le ossa in una sorta di stato di infiammazione che causa la formazione innaturalmente grande di questo tipo di cellule, che quindi iniziano a consumare calcio e rendono le ossa deboli, causando l'osteoporosi. Ora, questa sequenza di DNA ricombinante è stata inserita all'interno dei nostri pesci quando non erano altro che uova, che formati da una singola cellula, e sono state iniettate grazie a una siringa molto molto piccola direttamente all'interno della cellula. Questa sequenza di DNA è stata iniettata insieme ad un enzima che è chiamato endonucleasi. Questo enzima è particolare perché riesce a riconoscere una specifica sequenza all'interno del DNA originario del nostro pesce, lo taglia con precisione e qui vi inserisce la nostra sequenza artificiale, che quindi diventa parte del genoma del nostro pesce. Ora, quando noi possiamo indurre l'espressione di questa sequenza di DNA che abbiamo inserito all'interno del nostro pesce, posizionando i pesci per circa 20 minuti in acqua calda, questo attiva quel sito di controllo centrale di cui parlavo, che è sensibile alla temperatura, e fa esprimere i due geni. Uno dei due, quello della proteina fluorescente, farà diventare il pesce blu fluorescente, cosa che dà agli scienziati la conferma che quel pesce è stato modificato geneticamente con successo, che quindi porta il gene ricombinante. L'altro gene invece causa lo sviluppo massivo di queste cellule, gli osteoclasti, che cominciano ad attaccare le ossa del pesce, causando l'osteoporosi.
Ora, questa cosa che può sembrare crudele nei confronti del pesce permette però agli scienziati di avere un modello di studio dell'osteoporosi umana che funziona con esattamente le stesse modalità, gli stessi meccanismi che causano l'osteoporosi nell'uomo, quindi permette di testare nuove terapie sperimentali oppure dei farmaci di nuova generazione ed è piuttosto affidabile. Quindi permette di ridurre poi i futuri test in modelli di mammifero, come per esempio i topi, oppure di accorciare i test clinici sull'uomo. Ovviamente esiste un dibattito di natura bioetica sulla questione della transgenesi animale per usi biomedici. La domanda è se sia giusto causare delle malattie così invalidanti in animali che ovviamente non possono dare il loro consenso per la pratica e al fine di sperimentare trattamenti che essenzialmente vanno a vantaggio dell'uomo. L'altra faccia della medaglia però è che questi organismi permettono, non, come in questo caso per esempio, di testare nuove terapie, approcci farmacologici che potrebbero alleviare le sofferenze di milioni di persone, oppure con altri modelli, in altri casi permettono per esempio di comprendere meglio quelli che sono i meccanismi delle malattie, le loro basi genetiche, fisiologiche, cellulari e come queste quindi si sviluppano. Inoltre poi questo apre la porta ad un altro dibattito che è molto attuale e ancora più ampio, e cioè la domanda che ci si pone è se dovessimo usare queste tecnologie di editing genomico anche nell'uomo. Infatti la tecnica che è stata utilizzata a Singapore per creare questi pesci transgenici fa parte di una famiglia di tecnologie che sono chiamate endonucleasi di restrizione. Una di queste tecniche in particolare è diventata recentemente piuttosto famosa. Parlo della CRISPR-Cas9, che è stata utilizzata da uno scienziato cinese nel novembre del 2018 per modificare geneticamente due embrioni umani, sopprimendo il gene che codificava per la proteina presente sulla superficie delle cellule a cui il virus dell'HIV si lega per penetrarvici, rendendo di fatto questi embrioni immuni al virus dell'HIV e quindi a sviluppare l'AIDS. Questi due embrioni sono poi stati usati per una fertilizzazione in vitro che ha avuto successo, portando alla nascita di due bambine, che sono di fatto oggi i primi esseri umani geneticamente modificati. DNA editing è già tra noi, viene utilizzato nei laboratori di ricerca, come abbiamo parlato in questo video, facendo alcuni esempi, ma anche in varie industrie, in attività che ormai oggigiorno sono di routine per tanti settori. E presto diventerà anche piuttosto economico ed accessibile, probabilmente, al grande pubblico. Il che, a mia opinione, lo rende un ottimo argomento di conversazione di cui vale la pena parlare adesso, magari davanti a un buon caffè.